Ciao a tutti amici e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e in questo video voglio mostrarvi un bel po' di robine che mi ha inviato AMVR, la pronuncio da qui in poi in italiano AMVR, così ci capiamo meglio. Cos'è AMVR? È una marca specializzata appunto in accessori per la realtà virtuale, forse non l'avrete mai sentita, ma in realtà è parecchi anni che è sul mercato con prodotti molto molto buoni, soprattutto le mascherine, i grip per controller. Io avevo dei grip proprio per il primo Quest, penso addirittura, della loro marca, con cui mi sono sempre trovato molto molto bene. E gli amici di AMVR mi hanno inviato un bel po' di roba così da mostrarvi, da farvi vedere. Iniziamo quindi dal primo oggetto che mi hanno mandato, ce l'ho qui, eccolo qui, un bel cinturino comfort per il Quest 3. E tutti gli accessori che vi mostrerò sono ovviamente per il Quest 3. E un cinturino comfort però senza batteria, adesso lo andiamo a vedere subito. Poi mi hanno inviato questi grip per i controller con la fascetta per riuscire a tenere la mano aperta senza che vi cada il controller. Veramente molto molto utili, li vediamo più nel dettaglio, meglio anche questi qua dopo. E infine, forse un po' l'oggetto dei desideri, un po' come il cinturino con la batteria, che è la mascherina, la cover facciale della AMVR, ripeto, molto molto utile, secondo me quasi al pari di un buon cinturino appunto con o senza batteria. Andiamo a vedere in velocità l'head strap, il cinturino, che è purtroppo senza batteria ed ha una forma simile diciamo a quello anche della Kiwi, ma anche a alcuni cinturini che avevamo visto in un video precedente, sempre con un'imbottitura molto molto morbida qua sul retro e anche sulla fascia qua frontale. È senza batteria, però comunque ha un po' un contrappeso qua dietro, più leggero rispetto ai cinturini con batteria, ma che dovrebbe anche questo migliorare il comfort. Vado a montarlo velocemente sul visore e lo provo così in velocità, così vi do proprio a pelle le mie impressioni su questo cinturino. Eccolo qui, l'ho montato molto molto semplicemente come gli altri cinturini che avevamo visto. Ok, vado ad indossare il visore con questo cinturino, così vi do anche le mie impressioni sul comfort. Eccoci qua, decisamente più comodo, ok, dell'head strap originale, ma ci vuole poco. Il visore lo sento molto più leggero rispetto a un head strap con batteria, devo dire la verità. E qua il sostegno qua dietro è un po' più piccolo rispetto a quello di altri cinturini che ho provato, e anche mi sembra un pelino più rigido, però devo dire che sostiene molto molto bene il visore. Questo cinturino appunto può essere un'ottima alternativa per chi reputa il peso complessivo del visore più cinturino o con batteria troppo elevato e magari preferisce, che ne so, usare un power bank per alimentare il visore da tenersi in tasca, oppure magari lo usa con il cavo link, quindi non può attaccarci una batteria ausiliaria, o lo usa direttamente con il cavo attaccato alla presa della corrente. Un cinturino elite veramente comunque molto molto ben fatto e che comunque bilancia anche abbastanza il peso e migliora decisamente il comfort del visore. Per quello che costa, assolutamente secondo me vale tutti i soldi. Passiamo quindi alle cover grip con la fascetta per i controller. Ne ho già qua uno montato, come vedete si infila la mano così all'interno del controller e in pratica si può tenere la mano aperta, per esempio quando si vuole lanciare qualcosa come una granata. È molto più realistico perché appunto si può simulare proprio il lancio di un oggetto e il controller rimarrà sempre saldo proprio nel palmo della nostra mano. E inoltre questa trama di questa cover in silicone aumenta decisamente il grip, rende il controller un pelino più diciamo tozzo, così da impugnare, però comunque la cover è abbastanza sottile.
Importantissimo, qua c'è un'apertura, spero che riusciate a vederla, perché qui c'è un LED infrarosso che serve per il tracciamento del controller. Infatti il controller ha una serie di LED ad infrarosso proprio qua sulla corona frontale, però ce ne hanno anche uno proprio qui, insomma, dove c'è questa apertura qui. Quindi mi raccomando, se volevate acquistare una tipologia di controller simili, di grip per i controller simili a questi, assicuratevi che abbiano sempre questa apertura qua dietro, in questa posizione qui, e quindi brava AMVR che li ha fatti in questa maniera qui. Ma andiamo a vedere brevemente come si montano queste cover grip, perché è un metodo molto molto interessante. Questa qua è l'altra cover che devo ancora montare. Vedete, c'è questo sportellino di plastica aperto con questa fascetta, che adesso andiamo a vedere subito a cosa serve. Allora, prima di tutto va smontato lo sportellino del controller del Quest 3, che quindi semplicemente premendo il pulsantino qui viene via, e va tolta la batteria. Ecco qui. Ok. Fatta questa procedura, va inserito al posto dello sportellino originale lo sportellino, questo qua nero, che viene dato appunto assieme alla cover, e quindi si va ad incastrare perfettamente a posto di quello originale. Poi appunto questa fascetta qui a cosa serve? Adesso ve lo faccio vedere. Praticamente va inserita leggermente dentro qui alla sede della batteria, e poi va messa al suo interno la batteria. Eccola qui, in questo modo si incastra dentro. Ok, questo a cosa serve? Serve praticamente, questa fascetta serve a togliere la batteria. Ok, basta tirare con un po' di forza e dovrebbe venire via. Eccola qui, adesso l'ho tolta. Perché questo? Perché adesso andiamo a montare anche la cover vera e propria in silicone, e vi faccio vedere com'è fatta anche quella. Allora, ecco qui la cover in silicone, va praticamente per prima cosa passato l'accetto, questo qui, ok, qua dietro, in modo che venga fuori da questa fessura che c'è qua dietro, e poi praticamente la cover si infila proprio come un guanto e calza proprio perfettamente, ok, sul controller. E la cover, come vedete, ha proprio questo sportellino sempre fatto di gomma, vedete che si apre, e quindi quando è ora di cambiare la batteria non serve sfilare tutta la cover come era, insomma, sulle vecchie cover anche di AMVR, ma basta appunto aprire questo sportellino, tirare la linguetta come abbiamo visto prima in questo modo qui, ok, eccola qui, e la batteria viene via e si può sostituire semplicemente così, quindi senza togliere tutto. Sono andato a reinserire la batteria, a chiudere. Qua c'è la fascetta, ovviamente, che si può regolare con uno strap in base alla grandezza della vostra mano, e qua abbiamo, eccolo qui, il grip controller. Anche questi grip controller, secondo me, sono una cosa, un accessorio assolutamente importante. Non sembra, non sembra così vedendoli, magari non vi sembra se non li avete mai usati, ma vi assicuro che questa fascetta che vi permette di tenere il controller ben saldo anche quando si apre la mano è assolutamente una cosa molto molto importante per aumentare anche l'immersione quando si gioca in realtà virtuale. Da questo punto di vista gli Index Controller hanno fatto assolutamente storia. Ma arriviamo al pezzo forte di questo kit di accessori di AMVR, che è la mascherina. Mascherina che ve lo dico già, è assolutamente eccezionale. Allora, di cosa si compone questa mascherina qua? Si compone di un frame di plastica, eccolo qui, lo vedete qui, ok, a cui vanno ad attaccarsi con il velcro due tipologie di cuscini. Ok, vedete, questo qua è il cuscino in cotone, veramente molto molto morbido e assolutamente molto liscio al tatto, ok, che si attacca semplicemente così con il velcro, ok, c'è il velcro sia da una parte che dall'altra e si attacca così alla mascherina. Questo cuscinetto qua può essere intercambiato con un altro, un'altra tipologia di cuscinetto in simil pelle, eccolo qui,
E lo preferisco un po' meno perché mi sembra che mi si appiccichi un po' troppo alla pelle. Se devo fare un appunto AMVR, sarebbe stato meglio fare un cuscino in similpelle, però microforata, in modo che si appiccichi meno alla fronte. Me lo sento proprio abbastanza appiccicoso questo cuscino qua, però insomma anche qui dopo va a gusti personali. Sicuramente con questo materiale aumenta molto il grip del visore, insomma, al volto, mentre questo qua è un po' più liscio, un po' più scivoloso, ma a mio avviso molto molto più comodo. C'è anche ovviamente la protezione qui per non far entrare la luce nella parte del naso, che io ho visto il mio naso molto importante, ho tolto perché mi dà più fastidio che altro, però eccola qua, insomma, classica di silicone, molto morbido. Così con questa protezione proprio non entra assolutamente luce. Mascherina veramente bellissima perché permette di essere regolata anche in quattro punti invece che i due punti classici della mascherina originale del Quest 3, ovvero ha tre semplici scattini, tre regolazioni. Che praticamente adesso non so se si vede bene nel video, comunque ci sono, eccoli qua, tre scattini che la si può praticamente allungare in questa maniera qua, e appunto ha due meccanismi sotto ed altri due incastri sopra e due incastri sotto, quindi può essere regolato in quattro punti. Quindi per esempio potete, che ne so, mettervela più distante, regolarvela più distante dal viso nella parte superiore e meno nella parte inferiore, o viceversa, al contrario di quella originale del Quest 3, che si sposta praticamente tutta pari o in avanti o indietro. Sono presenti anche delle aperture qua sopra e qua lateralmente e anche qua sotto per una traspirazione migliore del viso quando si indossa il visore, cosa molto importante anche questa. Però adesso brevemente andiamo a smontare la mascherina originale del Quest 3, ok, che praticamente facendo un po' di forza viene via, ok, solo ad incastro. Eccola qui, quella originale con il suo cuscino un po' duro e un po' ruvido. Ok, vedete qua ci sono praticamente, qua all'interno ci sono i bottoncini che permettono di allungarla ed accorciarla in quattro posizioni, invece quella di MVR solo in tre posizioni avanti e indietro, però questa solamente in due punti a destra e a sinistra, e quindi permette, come dicevo prima, una regolazione solamente pari, non diversificata sopra e sotto. Quindi detto questo, andiamo a montare invece la mascherina di AMVR, ok, mettiamola qui proprio sul visore, infiliamola bene, andiamola ad incastrare. Ok, devo dire che il meccanismo di incastro delle mascherine del Quest 3 non è proprio bellissimo, preferisco 100.000 volte in più l'attacco magnetico, come per esempio sul G2 o sull'Index. Però adesso vado a sistemarmi un po' meglio qua il cuscinetto, ok, e vado ad indossare la mascherina. Ok, comunque è già qualche giorno che la testo e posso dirvi che assolutamente vale assolutamente il prezzo che costa, perché è assolutamente un accessorio fantastico, e devo dire che anche accoppiata al cinturino Elite sempre di AMVR migliora decisamente decisamente il comfort del Quest 3 e vi permette di soffrire veramente molto molto meno, anche perché essendo appunto il cuscino di questa mascherina molto più spesso, ok, ma anche molto più largo qua nella parte, ecco qua, molto più largo nella parte qua che si appoggia alla fronte, e vi permette anche di stringere di più il cinturino che utilizzate senza sentire troppa pressione in faccia, e quindi consente di tenere il visore molto più saldo. Un difettino però di questi cuscinetti qua è che quando vengono messi appunto qua attaccati al velcro,
si creano queste grinze un po' della superficiali che segnano un po' la fronte, non danno particolarmente fastidio, però insomma dopo un po' anche si adatta un po' anche a forza di usarla, si adatta un po' alla forma del vostro viso. E dimenticavo di dire, cosa molto importante, che ovviamente il meccanismo che permette di allontanare ed avvicinare la mascherina alle lenti permette anche di indossare gli occhiali tranquillamente con questa mascherina. Se non ci passano le stanghette, basta semplicemente allargare un po' qua, insomma, il cuscinetto, quindi anche questo adattarlo in modo che possa passare anche la stanghetta degli occhiali. Per quanto riguarda il campo visivo, il FOV rimane praticamente identico, anche perché già con la mascherina originale del Quest 3 si possono avvicinare le lenti, spiaccicarle molto molto vicine agli occhi, e anche questa qua alla distanza minore in pratica permette di fare la stessa cosa. Quindi il FOV no, comunque no, non l'ho misurato in questo caso, però comunque così ad occhio vi posso dire che non c'è nessun vantaggio rispetto alla mascherina Quest 3, ma neanche nessun svantaggio. Rimane praticamente la stessa cosa. Bene ragazzi, direi che vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi. Vi lascio in descrizione il link referral al negozio ufficiale AMVR. Se acquistate i prodotti attraverso questo link, non pagherete ovviamente niente in più, ma ad ogni prodotto che acquisterete attraverso questo link mi sarà riconosciuta una piccola percentuale che, come al solito, utilizzerò per far crescere il canale e il blog, e per portarvi contenuti sempre nuovi e sempre migliori. Facciamo proprio un riassuntone finale super conciso. Cinturino, peccato sia senza batteria, ma veramente molto molto comodo e molto molto ben fatto. Cover grip per i controller, quasi indispensabili a mio avviso, e mascherina di ricambio sostitutiva, assolutamente l'accessorio più indispensabile a mio avviso dei tre. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato d'aiuto. Vi ricordo che oltre al link per acquistare questi prodotti nel sito ufficiale AMVR, in descrizione vi lascio i soliti link con i 30 euro di credito nello store se attiverete un visore Meta seguendo appunto il link che trovate in descrizione, e poi tutti gli altri link per acquistare i giochi dallo store Meta con il 25% di sconto, gli stessi giochi che ho io in libreria. E se volete acquistare su Amazon altri visori oppure router per utilizzare il Quest 3 Wireless, insomma, trovate tutto descritto bene in descrizione. Anche per questo video è tutto dal vostro Alessio, Back to VR, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!